9 milioni di adulti su 65 nel Regno Unito soffrono di solitudine, una vera piaga sociale, stando alle parole usate dalla Premier Theresa May, che ha deciso di istituire un ministero apposito per contrastare il fenomeno, il Ministero alla Solitudine. La commissione che fino a qui si è occupata del problema era stata intitolata Jo Cox, la deputata laburista uccisa nel 2016 da un fanatico di estrema destra. La Cox si occupava con passione del tema. A ricoprire per la prima volta al mondo il ruolo di ministro della solitudine sarà Tracy Crouch, già ministro per lo sport e la società civile nel governo May. Su Twitter si dice orgogliosa di ricoprire questo ruolo. La solitudine è diversa da persona a persona, significa isolamento sociale e può essere aggravata da problemi di mobilità o dall'età, ad esempio, ma tutti possono sentirsi soli. Una delle cose che riporta la commissione Cox è proprio questa: non esiste un gruppo specifico legato all'età che soffra di più il problema. È proprio questa la sfida che vogliamo raccogliere. And that's one of the challenges that we face in government. Persone di una certa età, ma non solo. Se in Gran Bretagna 200.000 anziani arrivano a stare anche un mese senza avere una conversazione con un parente o un amico, l'85% dei giovani disabili soffre di solitudine. Giovani madri e rifugiati rientrano nelle categorie a rischio isolamento, con conseguenze devastanti sulla salute mentale e l'aumento di un terzo del rischio di morte prematura.